Ok, salve e bentornati o benvenuti sul mio canale di tutorial. Oggi vediamo come impostare un promemoria di visione di un programma su Smart TV Samsung con questo telecomando. Praticamente bisogna andare su programmi, su canali, spingendo il tasto canali, andare alla guida TV. Poi, come vediamo, adesso non ci sono i programmi perché praticamente bisogna prima guardarli i programmi, e poi quando avremo fatto il giro di tutti i canali andiamo in guida TV. Il televisore in guida TV vi farà vedere tutta la programmazione. Allora, ritorniamo all'A7, un povero ricco, e ritorniamo a spingere il tasto canali. Adesso vediamo che la programmazione c'è. Quindi noi vogliamo impostare una visualizzazione, un promemoria di visualizzazione. Quindi bisogna scorrere i programmi, andare su un programma che arriverà successivamente, quindi TG3 alle 23:30 passate. Tenete premuto il tasto centrale e vi si aprirà questa finestrella. Pianifica visione, pianifica registrazione, visualizza dettagli. Quindi noi pianifichiamo una visione. Andiamo su pianifica visione, clicchiamo col tasto sempre centrale e vi chiederà la televisione pianifica visione, visione programmata. Un promemoria sarà visualizzato sullo schermo 5 minuti prima dell'inizio del programma. Clicchiamo su ok e adesso è apparso questo orologino qui. Quindi alle 23:25 sul televisore apparirà un promemoria e ci chiederà la conferma se vogliamo vedere il TG3 delle 23:30. Se non lo vogliamo vedere, bisogna annullare quando uscirà la schermata. Se non facciamo nessun movimento alle 23:30, il televisore cambierà automaticamente canale e passerà a Rai 3 per visualizzare il TG3 delle 23:30. Ecco fatto. Oppure, se vogliamo pianificare una registrazione, bisogna andare su pianifica registrazione e cliccare su il tasto centrale. Quindi scegliamo sì. Allora, pianificare, annullare questa visione, pianificare e pianificare una registrazione. Sì, ci chiede di annullare la visualizzazione, la pianificazione della visione per mettere una pianificazione di registrazione. Noi mettiamo sì E mettiamo ok che ci avvisa 5 minuti prima. E adesso è apparso l'orologio con il pallino rosso che ci indica che è una pianificazione di registrazione. Se vogliamo annullare il tutto, riclicchiamo ancora col tasto centrale e annulliamo registrazione pianificata. E scegliamo sì. E adesso è ritornato come prima, quindi non ci sono pianificazioni. Quindi ricapitoliamo, siamo sulla 7, spingiamo il tasto canali, andiamo su tipo Rai 3 e andiamo su un programma che inizia dopo, quindi su TG3 delle 23:30, spingiamo una volta il tasto senza tenere premuto e clicchiamo su pianifica visione e clicchiamo su ok e il programma, la televisione ci avviserà alle 23:25 che sta per iniziare il TG3 e alle 23:30 ci cambierà il canale automaticamente passando a Rai 3 per vedere il TG3 delle 23:30. Adesso per annullare andiamo sempre su TG3 e clicchiamo su annulla pianificazioni. Ok. Ok, per questo video è tutto.
Spero che la spiegazione vi sia chiara. Se vi è stato utile, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. Ciao!